ha illuso e mi ha riportato indietro. Ma ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io stasera sono qui solo grazie a te. Tu sei la ragione per cui esisto. Tu, proprio tu. Tu sei tutte le mie ragioni. Grazie a tutti. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa seconda serata del Social World Film Festival. Sono molto molto felice di essere nell'Arena Fellini. L'altro giorno ero all'Arena Loren e mi è mancata questa Santissima Trinità Paradiso, e quindi sono molto felice di aprire questa serata. Abbiamo appena assistito al monologo tratto da A Beautiful Mind di Ron Howard, interpretato da un allievo dell'Università del Cinema, Mirko Ponticello, a cui facciamo appunto il nostro applauso. Allora, dicevo, seconda serata di questa 12ª edizione del Social World Film Festival, la mostra internazionale del cinema sociale. Naturalmente il comune di Vico Equense, organizzatore della kermesse, dà il benvenuto a tutti voi e a tutti i registi che da 12 anni animano il festival e quindi ne sono il cuore pulsante. Delle breve indicazioni su questa 12ª edizione, perché vede in cartellone 121 opere, di cui 86 anteprime che provengono da 28 nazioni di 5 continenti. Altre 350 opere sono invece inserite nella selezione mercato. Naturalmente il programma completo lo potete trovare nel nostro info point, nei vari totem che sono dislocati in tutta la città di Vico Equense, sulla pagina Instagram, sulla pagina Facebook. Insomma, siamo davvero molto molto attivi. Prima di entrare nel vivo della serata, ci guardiamo cosa è successo ieri al Social World Film Festival. Scomitate se avete qualcosa veramente da dire. E se avete qualcosa veramente da dire che interessa veramente anche gli altri, uno spazio con molta fatica si apre. Io credo che sia un festival che si conquista uno spazio degno nel panorama anche troppo fitto di festival di cinema che ci sono in Italia. Tantissime le emozioni di ieri sera, abbiamo aperto davvero in bellezza con il maestro Tony Servillo, naturalmente le emozioni continuano anche questa sera e nelle altre serate di questa 12ª edizione. Prima di entrare nel vivo di questa serata, io vorrei vedere insieme a voi lo spot dedicato alla nostra città a cura degli allievi dell'Istituto Costiero di Vico Equense, ideato dal direttore generale del Social World Film Festival, Giuseppe Alessio Nucci, realizzato da Mario Pozziello nell'ambito dell'attività del programma Scuola Viva della Regione Campania. Ce lo vediamo insieme. Thank you.
tua città. Svolgimento. La mia città si chiama Vico Equense e si trova a qualche chilometro da Napoli. È una città molto amata dai turisti per la sua bellezza e per la sua vista sul mare. La chiesa più famosa è la chiesa della Santissima Annunziata costruita a picco sul mare. Papà mi dice sempre che è un esempio molto raro di architettura gotica all'interno e barocco all'esterno, ma io non ci capisco nulla. La mia città ha anche un posto magico che pochi conoscono, il Museo del Cinema. Qui è possibile scoprire quali film di tutto il mondo sono stati girati nelle città vicine attraverso locandine, vecchie pellicole, proiettori e cineprese dell'epoca. Ogni volta per me è come fare un viaggio ad occhi aperti. Ma il posto più suggestivo e panoramico di Vico Equense è sicuramente quello della Villetta Paradiso. Un posto unico dove amo sedermi su una delle panchine di legno oppure correre e giocare con i miei amici. Lo stemma della mia città invece è rappresentato dal Castello Giusso. La mia maestra mi ha raccontato che venne costruito con 3 torri, particolarità che poi ha perso a causa di numerosi lavori di ristrutturazione. Ma il cuore pulsante della mia città è la Fontana dei Delfini, che si trova nella piazza centrale. È una vera e propria opera d'arte dove trascorro i giorni di festa con i miei amici e la mia famiglia. Dalla terrazza del Castello Giusto si può ammirare anche il famoso scoglio della Margherita, circondato da acque cristalline. È un posto dove si ferma il tempo, fatto di piccole stradine bellissime, spiagge e tanto verde dove poter giocare in compagnia o fare sport all'aria aperta. È un piccolo paradiso terrestre. Da quando sono nato, la mia città ospita il Social World Film Festival, un festival di cinema incredibile che ospita ogni anno tantissimi attori famosi. C'è anche il Monumento al Cinema, Hall of Fame, in Piazza Mercato, che colleziona gli autografi dei tanti ospiti del festival. C'è anche quello del mio attore preferito, Stefano Accorsi, anche se papà mi dice sempre che a lui piace Giancarlo Giannini. La mia città è unica e andrebbe vissuta, non solo visitata. Una città come quella di Vico Equense è raccontata dal punto di vista di giovani ragazzi che saranno gli adulti del futuro. È bello vedere l'attaccamento che si ha alla propria città, e è un punto di vista completamente diverso di Vico Equense, è un punto di vista anche diverso del Social World Film Festival. In tanti anni ne ho visti tanti di spot, ma questo è particolarmente emozionante. E io voglio anche chiedere delle cose, le loro emozioni, i loro feedback in merito a questo spot, gli allievi coinvolti appunto in questo spot. Quindi chiamo tutti gli allievi e voglio che mi raggiungiate sul palco. Venite. Abbassate di tanto l'età media, venite sul palco, dico, non in platea. Venite, che meraviglia! Allora, prima di tutto, mettetevi belli, venite qui vicino a me anche. Allora, giriamoci verso il pubblico. Ok, beh, io direi un grandissimo applauso per accogliere questi giovani che hanno realizzato questo spot. Di chi era la voce narrante? C'è? No, non c'è. Ok, allora, innanzitutto voglio sapere i vostri nomi. Nicolò, Angelo, Raffaele, Larissa, Giuseppe, Daniel, Luigi, Raffaella, Marina, Giorgia. E l'applauso dell'Arena Fellini va naturalmente a tutti questi ragazzi. Ma ditemi una cosa, vi piacerebbe fare cinema da grandi? Sì? Ma in che veste? Come attori o come registi, dietro le quinte, davanti la telecamera? Come vi piacerebbe? Regista. È una bella responsabilità, non vi spaventano? Attore, regista, attore.
Ho capito, un 50 e 50, insomma. Allora, c'è la docente, la docente è naturalmente anche l'esperto, e i ragazzi vogliono portare un mazzo di fiori per la dirigente, Debora Adrianopoli. Sta per arrivare. Ok, allora, volete dire qualcosa di questo spot? Volete dire qualcosa della vostra città? Volete ragazzi, dire qualcosa del fatto? Festival? Ricordate? Avete preparato qualcosa? No, dico nella lavorazione noi abbiamo fatto un sacco di cose, ci siamo studiati prima la situazione, cioè un attimo. Sei arrivato di corsa, sì, di corsa. Che tranquillo, vabbè. Piano piano. Vico come la storia, tutto il resto abbiamo studiato il paese, abbiamo fatto un sacco di passeggiate per capire le location, abbiamo studiato lo storyboard, un sacco di cose. E poi abbiamo fatto la scrittura insieme. Con i ragazzi. Avete scritto insieme ai ragazzi? Sì. Vuole aggiungere qualcosa lei? Microfono. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti, soprattutto ringrazio i genitori, perché in questo momento di vacanziero, insomma, si sono adoperati per portare i loro figli e sono adoperati per sedersi e guardare questo bellissimo spettacolo, diciamo, evento. Io sono Sarita Maria Laura, abbiamo seguito insieme il progetto Uno Scopo del Paese. Sono divertiti tantissimo perché Mario, giovanissimo, ci ha fatto scoprire alcuni punti, alcuni scorci di Vico Equense. Non è che non conoscevano, però almeno ci ha focalizzato su alcuni particolari. Ci siamo divertiti molto, loro si sono divertiti imparando. Abbiamo fatto tante uscite, almeno al 50%, quindi non è stato un percorso pesante e difficile. Abbiamo fatto squadra, siamo andati per le vie dello Scraio, abbiamo fatto percorsi naturalistici, siamo andati a scoprire il Castello Giusto e i suoi segreti. Ci siamo divertiti imparando, ecco, questa è proprio la parola esatta. Mi dispiace tantissimo che la preside ha avuto un imprevisto e starà per arrivare, perché sono veramente contenta se lei appunto dice due parole su questo PON che abbiamo seguito. Ringrazio di nuovo a tutte le persone che ci conoscono e che hanno fatto squadra con noi e che ci sono accorpate con la, ci sono alcune maestre, insegnanti, professoresse, genitori accorati che ci hanno dato una mano anche con tanto sacrificio, perché poi i tempi sono sempre due volte a settimana, chi c'ha le varie attività. Ma guarda, è molto importante, io credo che la scuola si unisca e intraprenda questo tipo di percorsi per i ragazzi, sì. Che sono percorsi, come mi ha detto lei, come ci ha detto anche il suo collega, sono percorsi interattivi, sono percorsi formativi, che ben venga, perché loro sono gli adulti del futuro, quindi un applauso naturalmente va anche alla scuola e a voi docenti che avete appoggiato questa iniziativa. Mario Posiello, non abbiamo presentato il suo nome, cioè non Mario, abbiamo, scusate, Mario, perché non Mario Posiello. Ok. Allora, la preside è arrivata? No, quindi no, non è arrivata. Io non la preside. Non la vedo. Ok, allora o recuperiamo la cosa, oppure vi diamo i fiori e glieli consegnate voi da parte nostra del Social World Film Festival. Ok? Non so. Vediamo se arriva, vediamo il corso d'opera, tanto questo è il bello della diretta, non è un problema, si vanno a attendere gli ospiti. Si emozioneranno ancora a vedere lo spot che ha girato Mario, è veramente stata un'emozione. E loro hanno scoperto alcuni termini, hanno imparato alcuni termini della cinematografia che non conoscevano. Grazie e ancora complimenti anche a tutti voi naturalmente, grazie per essere stati qui con me, grazie. Non se ne volevano andare.
Allora, domani mattina ci sarà uno spazio di approfondimento con la stampa accreditata al nostro castello, giusto nella sala stampa Bertolucci, Artitude. È una web serie creata nell'ambito di Italy is Simply Extraordinary Belt. La campagna che ha come obiettivo la promozione del Made in Italy, lanciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con AISE, Agenzia per la Promozione all'Estero e Internazionalizzazione andata delle imprese italiane, e ci guardiamo insieme un episodio di questa web serie. What is it? Thank you.
anno. Per l'esattezza, quest'anno si è trattata della quarta annualità del POR, progetto operativo regionale Scuola Campania, Scuola Viva, e che nell'ambito di questo progetto ci ha consentito di avere, come sempre, come partner Social World Film Festival, e i ragazzi, i bambini in questo caso, hanno organizzato e hanno prodotto uno spot pubblicitario sulla città di Vico Equense. Un progetto che ha dato la possibilità a loro di avvicinarsi al linguaggio cinematografico e nello stesso tempo di valorizzare, mettere in risalto quelle che sono le tradizioni, la storia, le nostre radici e quindi Vico Equense. Progetti fondamentali perché i bambini, i nostri giovani, i ragazzi, ed è quindi obbligo della scuola pensare a questo, hanno la necessità e il dovere di conoscere le proprie radici, la propria storia per vivere meglio il proprio futuro e quindi essere responsabili del proprio territorio e essere promotori della bellezza di Vico Equense, e questo progetto, questo modulo nello specifico, ci ha permesso di valorizzare Vico Equense mettendo l'oro in primo piano e soprattutto producendo, perché ricordiamo che si è trattato di laboratori, quindi un apprendimento informale. Quindi io ringrazio Social World Film Festival, ringrazio l'amministrazione comunale e ringrazio soprattutto loro, i nostri ragazzi, i nostri bambini. Che la vogliono omaggiare con dei fiori da parte di tutti. Bravissimi e complimenti. Io rinnovo i complimenti, è un po' quello che ha detto lei, questi ragazzi saranno gli adulti del futuro, quindi che ben venga sensibilizzarli, soddisfare la loro curiosità. Lei ha detto conoscere, credo che sia il termine più esatto. Grazie ancora, grazie a tutti voi. Grazie. Buonasera, grazie. Allora, mi date qualche feedback su Cecilia Piccioni? È arrivata e quindi la chiamo qui con me sul palco. Lei è direttrice per la promozione integrata e innovazione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Mi hanno detto che è arrivata, eccola che mi raggiunge. Parliamo un po' dell'episodio di questa web serie che abbiamo appena visto. Buonasera, dottoressa Piccioni. Buonasera. Sono Cecilia. Cecilia, molto piacere, grazie per aver lei i tacchi, spero. Io ho un po' di tacco, non tanto. Però mi metto lontana. Sì, va bene, no, io la sto invidiando molto invece. Allora, parliamo un attimo di questo episodio, solo un episodio di questa web serie, ci parli del progetto, della sua missione di promozione. Sì, in realtà, innanzitutto, come sempre succede per noi il Ministero degli Esteri, mi lasci ringraziare per essere stata invitata qui, perché realmente è un onore vero, in quanto il Ministero degli Esteri per definizione si occupa di promuovere l'Italia al di fuori dei confini nazionali. Però essere qui sul territorio per noi è davvero importante, perché abbiamo cominciato a promuovere il nostro paese in modo innovativo, e lo vogliamo promuovere raccogliendo sul territorio quelle che sono le suggestioni, gli stimoli, le idee nuove che possiamo utilizzare per dare al nostro prodotto, perché noi vendiamo l'Italia all'estero, un volto nuovo, più contemporaneo, più aderente alla realtà del nostro paese, sociale, economica, culturale. E quindi è davvero con grande gioia e grande riconoscenza che sono qui oggi. La serie alla quale lei faceva riferimento si chiama Artitude ed è uno degli strumenti che stiamo utilizzando nel quadro di questa prima campagna di national branding che il Ministero degli Esteri per primo in Italia ha inteso lanciare per
definire in modo più accattivante e soprattutto più vicino alle giovani generazioni quello che è il vero significato dell'eccellenza italiana. Artitude è una serie che il nostro ministero in collaborazione con ICE e con la società Pomiglio Bloom che ci assiste in queste realizzazioni ha lanciato per raccontare attraverso l'opera e la narrativa di alcuni artisti contemporanei, alcuni già molto affermati, altri in via di affermazione, quelli che sono i valori per noi fondamentali del Made in Italy e dell'eccellenza italiana, appunto. E in particolar modo il corto di oggi, 3 minuti e 36 secondi, è dedicato ad un'opera particolare, il tuffatore di Trieste. Ed è un'opera che a me ha colpito in modo davvero profondo. Primo perché io nasco nuotatrice e non diplomatica, e poi perché è un'opera in divenire, non è una rappresentazione statica, è un trampolino elastico che è stato installato a Trieste, una città a me molto cara peraltro, e che è stato utilizzato da passanti, persone comuni, persone curiose di comprendere che cosa stesse accadendo intorno a loro, per dare la loro interpretazione autentica del tuffo. E quindi è veramente una bellissima rappresentazione della creatività umana al suo massimo livello, no? Perché è la creatività e la spontaneità che trovano voce in questa opera. Quello che mi piace sottolineare parlando di questo corto, di lui come degli altri cinque che compongono la serie, è che hanno l'ambizione di parlare dei sei valori che noi abbiamo individuato: il valore della passione, dello stile, della cultura, della diversità, che noi abbiamo individuato come fili rossi che collegano ciò che rende l'Italia straordinario nel mondo. Ed è una delle direttrici della nostra campagna di National Branding, che va sotto il nome di Italy Beat, e Simply Beat, ed è un aspetto per noi importante, perché abbiamo voluto da un lato orizzontalmente mettere in evidenza come tutto ciò che rende l'Italia straordinaria sia unito da queste sei parole, e poi man mano siamo andati a fondo e abbiamo cercato di individuare, a seconda dei vari settori che ci siamo prefissi di pubblicizzare all'estero, sono caratteristiche dell'eccezionalità italiana. E quindi parliamo di filiera della moda, di filiera ovviamente della ricerca scientifica, di filiera di tutto ciò che afferisce all'automotive. Insomma, è una campagna molto articolata e che mi piacerebbe potesse essere resa sempre più nota al grande pubblico, e che nasce veramente da questo lavoro di raccolta che stiamo facendo sul territorio nazionale per poter trasferire al di fuori dei confini nazionali un paese diverso, l'immagine di un paese diverso che, consapevole della propria tradizione, non stiamo rinnegando né la pizza in un paese come questo, sarebbe il colmo, né la nostra cultura millenaria, ma vogliamo che la pizza e la nostra cultura millenaria diventino veicoli per trasmettere al di fuori del nostro paese un'immagine di un'Italia che si muove al passo con i tempi
e che è pronta a fare la propria parte nel contrasto alle sfide globali che oggi più che mai ci vedono impegnati. Grazie dottoressa, grazie Cecilia per essere stata con noi, per aver accettato il nostro invito, per averci raggiunto, per la testimonianza e per la sua missione all'estero del Made in Italy. La prossima volta mi metto i tacchi però. Va benissimo, io metto quelle, molto volentieri. Grazie a Cecilia Piccioni, grazie mille. Andiamo avanti, avete delle novità per me in merito al proseguio della scaletta o ancora dei tempi di attesa? Ci siamo. Allora io passerei subito ad un'anteprima, un assaggio in esclusiva di un progetto cinematografico. Però per farlo, per presentarla, io chiamo qui accanto a me sul palco il direttore generale del Social World Film Festival, Giuseppe Alessio Nuzzo. Buonasera. Buonasera a tutti. Ci siamo? Fatemi sentire, facciamo sentire l'Arena Fellini, soprattutto da chi ci sta seguendo da casa. Vi ricordo che siamo in diretta sul nostro sito, sulle nostre pagine Facebook, Instagram, soprattutto vedo giovanissimi, perché sì, sapete, no, che oggi c'è un film importante da vedere qui in Arena Fellini, e siamo anche felici di delle due proposte che abbiamo fatto prima. Ringrazio la dirigente scolastica Deborah Adrianopoli per darci sempre l'occasione di realizzare dei prodotti cinematografici, di portare il cinema anche nelle scuole di Vico Equense. Vedo in prima fila sempre l'assessore Ciro Maffucci che sta contribuendo in maniera incredibile insieme agli uffici, il sindaco, tutta l'amministrazione comunale. Ringrazio anche la dottoressa Piccioni per averci portato un po' del Made in Italy e un po' di quanto siamo importanti nel mondo in un festival internazionale. Qui in platea ci sono anche tanti registi che vengono dall'estero, no? 121 opere in concorso, 12 sezioni, quindi una grandissima selezione cinematografica, quindi siamo molto contenti. Tra l'altro, come vi dicevo, aspettiamo un ospite importante, forse i più piccoli non lo conoscono o non lo riconoscono, ma se hanno visto 007, uno dei cattivi di Spectre, uno degli ultimi 007, quindi attraverso lui parleremo anche di quanto dei film blockbuster come quello che vedremo stasera può parlare di sociale, perché oggi parleremo di sociale, di quanto questi film, il cinema può aiutare la comunicazione. Quindi grazie soprattutto a Peppe Lanzetta, riusciremo insomma a parlare e poi a avviarci alla visione del film di questa sera. Io attendo notizie insieme a te, no Robby? Sì, magari voglio capire soltanto, sì, perché magari lo vediamo insieme a Peppe il contributo. Perfetto. Voglio sapere soltanto... I tempi ci siamo quasi, okay. Dicono. Perfetto, allora, non so se lo... Eccolo, io vedo qualcuno all'imbocco del red carpet, quindi io accenderei le nostre luci per... Allora, no, non ci siamo ancora. Non ci siamo, ma ci vuoi anticipare qualcosa di questa proiezione che andremo a vedere? Sì, allora, è un progetto che Peppe Lanzetta ha realizzato, che si intitola Oltre il Vuoto, che ha scelto proprio il nostro festival per presentare questa sua novità. So che sta arrivando dal castello perché c'era la conferenza stampa di questo progetto. Tra l'altro, non so se l'hai anticipato, il nostro pubblico, ormai tutti l'hanno capito, no? Un po' come funziona. Qui al Social World Film Festival abbiamo due arene in contemporanea, una novità di quest'anno. A breve, infatti, qualcosa. Io a breve vi lascerò tu e corro qualcosa per correre nell'altra arena dove ci sono i cortometraggi internazionali e poi gli incontri con una serie di autori e di attori. Stasera ci sarà Maria Autore, protagonista della serie I Fratelli di Filippo, che abbiamo visto su Rai 1 questo inverno. Poi ci sarà Peppe Lanzetta e Elena De Curtis,
che è la nipote di Totò. Ormai abbiamo letto un po' tutti quanti che Liliana De Curtis, la figlia di Totò, ci ha salutati, è venuta a mancare un paio di settimane fa ed è stata grande ospite del Social World Film Festival, però insomma è una grande grande soddisfazione averla a parlare di Totò e soprattutto dei 70 anni a Totò a colori, che diciamo è questo film, il primo film a colori, primo, uno dei primissimi opera. Film a colori, e la prima scena è stata girata proprio qui a Vico Equense, la città che organizza questo festival. Io porto ovviamente i saluti e il benvenuto da parte di tutta l'amministrazione di Vico Equense a tutti quanti voi, e soprattutto lo sforzo che ci vuole per fare questo evento. Vediamo un attimo aggiornamenti dall'arrivo di Peppe Lanzetta dalla sala stampa, che avete letto un po' nel programma, sala stampa che è allestita al Castello Giusto, ricchissima oggi di giornalisti che attendevano i nostri ospiti di quest'oggi, per incontrarli appunto con il pubblico. Allora, vediamo un attimo com'è la situazione. Tra l'altro ricordo a tutti che domani ci sono come sempre i film in concorso. Chi di voi vuole, fa piacere, alle ore 18 sia al Teatro Mio che alla sala del Museo del Cinema, che è la chicca che abbiamo qui a Vico Equense nel Palazzo Antico di città, c'è un museo al cinema, un museo del cinema e poi una mostra dedicata ai 50 anni ai 50 volti di Monica Vitti, per salutare questa grandissima artista che campeggia su tutto il nostro materiale pubblicitario. Quindi questo era dovuto, quindi se vi va, se siete in giro anche stasera fino alle 22, tutti i giorni dalla mattina alle 22 è possibile partecipare alla visione di questa mostra. Vi ricordo che tutte le attività del Social World Film Festival sono a titolo gratuito, quindi sapete che è la nostra promessa per tornare al cinema. Tra l'altro in questo posto, lo dicevamo prima con la dottoressa Piccioni entrando, un posto meraviglioso, questa Santissima Trinità che abbiamo allestito per questa nostra Arena Fellini, mentre l'Arena Loren ci riporta un po' al passato, nella nostra piazza Siani, dove c'è il nostro The Wall of Fame. Ieri sera l'avete visto tutti, Tony Servillo che ha firmato il The Wall of Fame, e resterà il suo autografo per sempre nella nostra città. Volevo chiedere proprio questo, le impressioni il giorno dopo la primissima serata, giornata di questa 12ª edizione? C'è tanta voglia di continuare, tantissime le emozioni ieri, ma adesso mi rivolgo ai ragazzi. Lo sapete che ieri abbiamo svelato l'insegna del cinema di Vico Equense, che da settembre tornerà a Vico? Lo sapevate che da siete settembre torna il cinema a Vico Equense? Ovviamente è una grandissima novità per tutti quanti noi. C'è voluto tanto tempo, questo lo sappiamo, però è una struttura che ha impiegato tanto tempo per poter tornare, era chiusa dagli anni Ottanta, è stata ricostruita. Io ringrazio le anime del cinema, del nuovo Cinema Equa, che è la squadra di Teatro Mio, la Famiglia Verde e noi del Social World Film Festival, che insieme ci siamo uniti e abbiamo portato e porteremo il cinema in città. Quindi aspetteremo a brevissimo la data dell'inaugurazione, però ieri con Tony Servillo abbiamo dato già questa prima impronta di ritorno. È tutto pronto, sono state anche montate le poltrone, lo schermo, è arrivato anche il proiettore, quindi veramente ci siamo, sono le ultime battute, le autorizzazioni, tutto quello che serve. E mi preme soprattutto ringraziare anche chi ha reso possibile tutti i tecnici, tutti gli ingegneri, geometri, gli architetti che hanno reso possibile il ritorno del cinema in città, oltre ovviamente alle anime che dicevo prima. Quindi anche un bellissimo momento ieri con Tony, che ha avuto questa possibilità di inaugurare questo frammento del nostro cinema che tornerà presto. E lui l'ha definito un evento monumentale, questa apertura in questo periodo del cinema. In questo periodo dove ovviamente noi continueremo ad allestire le nostre arene per far fruire del cinema sotto le stelle, però è chiaro che
avere la sala cinematografica tutto l'anno è un baluardo di cultura, e questo ovviamente l'amministrazione comunale, che è sempre vicina alle nostre attività, lo sa benissimo. Terremo le luci accese in città per poter gustare delle attività che ovviamente non sono solo cinema, c'è teatro, c'è musica, infatti l'abbiamo intitolato Cine, Teatro, Spazio, Arte, quindi proprio per mantenere e ricordare questo, diciamo, che è un polo culturale della città. Polifunzionale, se vogliamo. Certo, io vorrei sapere se ci siamo per il nostro super ospite. Vedo che ci sono dei che si sbraccia. No. Il famoso pollice lì in su non lo vedo. Non lo vedo. No. Per me quello è sempre stato. Allora, okay. Io però direi, nel frattempo che arriva il nostro ospite, ci vediamo quest'anteprima di pochissimi minuti per vedere le immagini oltre il voto che il nostro super ospite Peppe Lanzetta ci presenta tra poco qui sul palco. Io mi contendo perché devo andare in Arena Loren, è stato molto bello aprire questa serata qui in Arena Fellini e ci vediamo domani, me lo confermi? Assolutamente. Grazie, grazie e buona visione, grazie mille. Ovviamente vi ricordo a tutti, ringrazio Roberta, il nostro volto, la nostra anima del Social World Film Festival, vi ricordo che domani qui ci sarà un grandissimo ospite, Marco D'Amore, che presenterà L'Immortale. Vi ricordo che sono gli ultimissimi inviti disponibili sulla nostra piattaforma, quindi fatelo, perché parleremo con lui sia di Gomorra la serie, dell'ultimo episodio, perché sapete che lui non solo protagonista di Gomorra la serie, ma anche regista degli ultimi, delle ultime stagioni, ovviamente di quanto questa serie è importante per parlare di una delle piaghe più difficili del nostro paese. Quindi avremo modo di discutere con lui, e lui ci teneva anche a incontrare il pubblico dopo la proiezione, proprio anche per diciamo dibattere con voi, capire anche cosa c'è dietro a un film così importante. Giovedì vi ricordo anche gli ultimissimi posti per una commedia esilarante, straordinaria, con due protagonisti d'eccezione, Lino Banfi e Ron Moss, insieme a Mayra Pietrocolla, che saranno qui per la prima campana di Viaggio Sorpresa. E poi venerdì ci sarà Pupi Avati, nostro premio alla carriera, per la visione del suo ultimo film e qualche anticipazione su il suo progetto Dante, che sarà poi uscirà al cinema a settembre. Sabato invece qui, sempre alla Santissima Trinità, al Chiostro, per la cerimonia di premiazione. Quindi vi ricordo che sul nostro sito socialfestival.com o con i praticissimi code trovati in giro per la città, sui programmi e sui totem, sarà possibile vedere il programma e prenotare gli ultimi posti disponibili. Io chiedo un attimo aggiornamenti, però nel frattempo, come promesso, ci vediamo i primissimi minuti oltre il vuoto. Io mi chiamo Sara Carbone e il nome che ha scelto mia madre era Salvatore. Vi voglio raccontare una cosa che mi è successa quando avevo 17 anni. Stavo facendo la parrucchiera e non mi ero mai mossa di casa. Quando mi arrivò la carta a casa per andare a fare il marinaio, era un problema per me, perché comunque io volevo cambiare la mia persona, volevo diventare donna. Sono partita decisa per non farlo, per non lasciare il mio lavoro. Già mi venne male perché sulla carta era alle 8 di sera, io mi presentai alle 8 del mattino e non mi fecero entrare. E avevo anche paura di rimanere là fuori dalla mattina fino alla sera. Però c'era un tenente che stava andando a fare delle commissioni. Senti tutto il discorso che feci io e disse: vieni con me, io ti lascio immaginare con questo taglio Ivan Gattano, con gli orecchini, un po' con il correttore, con queste spalline, queste spille, ero molto colorata comunque, modaiuola. Volevo colpire perché non lo volevo fare il marinaio, pure perché non volevo prendere delle armi, le pistole, non volevo dormire con gli altri ragazzi. E niente, quando poi sono andato con questo tenente,
mi ricordo che ha approfittato di me. Ci abbiamo fatto sesso. E lui gli spiegavo, guarda, ma mi informavo perché mi mettevo paura. Dicevo, guarda, ma se devo fare questo servizio, non è che mi possono dare una camera, potrei cucinare, se gli dico la verità, perché io mi sento una donna e voglio cambiare. Se glielo dico, mi vogliono dare, cioè mi avevano detto che mi davano l'articolo 41. Diciamo che ero pazza, dopo non potevo né seguire più il mio lavoro, non mi potevo aprire un negozio, era un grosso problema. Ma io non mi sentivo pazzo loro che approfittavano e non avevano il coraggio di dire la verità. Mi ricordo che quando sono andata la sera, tutti quanti, dormi con me, vieni qua, vieni con me, cioè era un borderline, ma erano più di 300-400. Io non volevo dormire con loro perché avevo paura che la gente approfittava di me, li vedevo molto accaniti, comunque erano repressi. Poi dicendo che ero io ricchione, mentre che loro volevano fare tutto, volevano approfittare. Allora quando ho fatto il colloquio con questi, il psicologo con cui dovevo fare la mattina, ho detto guarda che qua ieri sera mi sono messa paura. E gli ho detto proprio la verità, mi sono aperta. Ho detto io voglio diventare donna. E loro comunque mi hanno ascoltato, mi hanno riformata. E sono tornata a casa. Allora, oltre il vuoto che racconta una serie di vuoti, ma adesso Peppe Lanzetta ce ne parlerà, vedo un pollice in su, quindi sarà proprio il protagonista Peppe Lanzetta a raccontarci di questo, ma anche di il film che stiamo per vedere tra poco. Peppe Lanzetta con noi sul Red Carpet del Social World Film Festival. Vediamo che arriva. Non so se dalla regia ci possono dare il segnale del Red Carpet. Eccolo. Peppe Lanzetta al Social World Film Festival. Abbiamo visto prima dei primissimi minuti di un'indagine documentaristica molto importante. Sono contento che Peppe ha scelto il Social World Film Festival per portare questa testimonianza. Tra l'altro vi ricordo un personaggio incredibile del nostro cinema, e stasera che abbiamo un grande film, The Batman, ci racconterà anche di quanto i blockbuster, tra l'altro lui il super cattivo di Spectre, di 007, ci racconterà un po' di sé, oltre di questo progetto, oltre il vuoto che abbiamo visto i primissimi minuti insieme. Vieni Peppe, ti aspettiamo, facciamo sentire il calore dell'Arena Fellini del Social World Film Festival, Peppe Lanzetta. Salve, buonasera a tutti, grazie. Grazie Giuseppe, grazie. Allora Peppe, benvenuto. È stata una serata magnifica, grazie. Allora, noi abbiamo visto i primi minuti di Oltre il vuoto. Prego la regia di farci vedere un breve tributo che racconta un po' la tua storia. Ok, grazie. Andiamo a fatiche notte. Ma d'altra parte di notte che se ne va rindo rumore chi fatica notte stretta per chi vuole dormire il luogo non riesce a capire notte chi fuma sempre chiudi in badà passa. Questa città va bene solo se ne stai lontano, ma se ci resti ci vuota dentro piano piano. Piccola tre, la morte ha preso il papà e poi la madre, unico in
innocente testimone di un delitto di traditore. Cresci, dimentica tutto e la vita migliore. La vita che sto qua dentro e sono sempre da dormire 5 mattina. Oh, perché sempre solo. Sono Nino D'Angelo in incognito. Ciao Mickey Mouse. Quanto sono stato un deficiente a sprecare tutta la mia vita dietro a delle stronzate. Perché la vita è un morso. Tutto è decidere che sapore vuoi sentire mentre muori. Lanzetta. Che meraviglia! Accomodiamoci, Peppe. Che meraviglia! Allora, che Peppe, noi prima di tutto questo è un omaggio per te perché hai accettato il nostro invito e soprattutto hai voluto anticiparci questo progetto. Sono contento, nel senso che ci sono tante, anche tante famiglie per il quale diciamo possiamo dare, abbiamo dato la possibilità di assaggiare questo tuo progetto. Perché Oltre il Vuoto? Oltre il Vuoto, il titolo, come ti faceva notare Ignazio Senatore alla conferenza, poteva sembrare un po'... In realtà noi abbiamo voluto raccontare il vuoto che il sistema ha creato, sembra in senso lato, ha creato in particolare nei giovani. Quindi il tentativo di superare questo vuoto, di ridare speranza. Abbiamo girato nel periodo della pandemia, quindi il bisogno di dare positività e speranza attraverso il cinema, che è la nobile arte e che ci permette di superare le incertezze, le paure. Quindi io credo molto in questo progetto e spero che si possa ritornare alle cose belle come quello che avete creato. Anche un po' voi. Una voce degli ultimi, no? Assolutamente sì, perché il mainstream racconta i forti, solidi, vincenti, quelli che ce l'hanno fatta, ma nessuno si chiede mai magari quello che vende, che ha la bancarella quando torna a casa dopo una festa di piazza, se ha qualcuno a casa che lo aspetta. Ecco, sostanzialmente questa è un po' stata la tematica della mia narrativa, della mia storia letteraria, che ho alternato con quella cinematografica, però sono contento di essere rimasto sempre legato a quella radice, la radice che è lo sguardo non sui perdenti, attenzione, su quelli che hanno questa malinconia negli occhi, che però fanno ridere e sanno far ridere. Leonard Cohen li avrebbe chiamati the beautiful losers, i magnifici perdenti, però dove perdente qua ha un significato diverso. Sono personaggi pieni di vita, pieni di ilarità, pieni di malinconia che si mettono in gioco e infatti in questo progetto si ride e ci si commuove, ecco, questa è la cosa che mi... E io spero che possiamo vederlo integralmente alla prossima edizione del Social World Film Festival e quanto prima anche al cinema per poter andare un po' tutti e scoprire cosa c'è oltre il vuoto. Peppe, io ne approfitto perché tra poco il nostro pubblico vedrà The Batman, che diciamo è l'ultima revisione cinematografica di un supereroe. Tu hai lavorato, hai fatto il cattivo di Spectre, che è uno degli ultimi episodi di 007, tra l'altro per la regia di uno dei miei registi preferiti, che è Shawn Mendes. Prima di tutto, che cosa significa lavorare in un blockbuster come quello che tra poco vedremo? E poi quanto questi film, che poi tra l'altro vedono tutti, vedono ragazzi, giovani, famiglie, possono raccontare anche di problematiche sociali, come per esempio la criminalità, la delinquenza che combatte sia 007 o magari anche Batman. Guarda, io ci tengo a dire che alla fine la mia esperienza in questo progetto è stata importante per me, perché mi ha fatto capire che il vero film non era quello che io andavo a girare a Londra, ma era il mio racconto di uomo, di bambino che era ancora in me, che stava sognando. Quindi la dimostrazione che i sogni possono essere vitali
e bisogna, e questo lo diciamo ai giovani, bisogna credere che il sogno sia importante, bisogna sognare. Poi magari non si realizzano, però se uno ha un sogno, alla fine è tutto meraviglioso, e quando poi accade, allora io mi sono trovato, ti cito questa breve cosa, Daniel Craig, il protagonista di Spectre, tutti i giorni doveva avere una cassetta di mele verdi dall'Irlanda, se no non cominciava a girare. Allora, in un momento di pausa, io gli ho parlato della mela annurca di Giuliano. Lui si è ingrippato e ha detto alla produzione: io domani voglio mela annurca di Giuliano, Lancet, mela annurca. E questa della produzione in inglese, non te potevi fare, fatto tu, Steve Zitt, perché una cosa è l'Irlanda, un'altra cosa è Giuliano. Quindi io ci ho creduto in quello che ho fatto. Sono felice di essere qua in un festival sociale, perché noi dobbiamo guardare, come diceva Giuseppe prima, anche a quelli che non sono sempre belli, forti e simpatici, e che spesso i brutti, sporchi e cattivi non sono brutti, sporchi e cattivi, ma hanno un'anima e un cuore. Permettimi di ringraziare Sara Carbone, che è una delle protagoniste del docufilm che voi avete mandato, e sono contento perché con tutta la sua voglia di vivere ci ha tenuto in questi 2 anni sempre su di giri, diciamo così. Quindi è un tributo che faccio a lei, perché è una donna straordinaria, e quindi grazie Sara Carbone. E grazie a te, Peppe. Tra l'altro, adesso sarai protagonista della seconda arena del Social World Film Festival a Piazza Sesiani, mentre il nostro pubblico si gode The Batman di Matt Rivers. Buona visione! Buona visione, buon festival, mi raccomando, continuate a sognare.
stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Dall'altra arena e mi sono divisa questa sera. Ieri tantissime emozioni, abbiamo iniziato veramente alla grande questa 12ª edizione del Social World Film Festival e voglio vedere. Ascoltate se avete qualcosa veramente da dire, perché se avete qualcosa veramente da dire che interessa veramente anche gli altri, uno spazio con molta fatica si apre. Thank you.
io credo che sia un festival che si conquista uno spazio degno nel panorama anche troppo fitto di festival di cinema che ci sono in Italia. Tante le emozioni, ma io voglio entrare subito nel vivo della serata con il primo ospite di questa 12ª edizione del Social War Film Festival, seconda serata, e voglio chiamare qui sul palco Mario Autore. Buonasera a tutti, buonasera Mario. Ti do del tu perché sei giovanissimo. Allora, tu ti dividi tra teatro e cinema. Peraltro ci hai appassionato con la serie di Sergio Rubini, Fratelli De Filippo, in cui tu interpreti Edoardo. Sì. Davvero un'opera importante questa. Sì, molto importante. Tu l'hai chiamata serie, non so se è stato un lapsus, è un film, nel senso che è un'unica puntata, ma speriamo che diventi una serie. Ecco, nel senso era un in bocca al lupo. Un augurio. Io sì, tanto perché, ogni sì. sera qualcosa devo sbagliarla, altrimenti no, non sono io. La prendo come un'ottima Perfetto, un ottimo ti ringrazio per avermi perché salvato. Perché stiamo lavorando in realtà a un sequel, stanno lavorando, io ancora no, diciamo, però stanno lavorando a un sequel, speriamo di farlo, sì, un'operazione enorme, noi siamo, cioè io ho fatto i salti, adesso è passato un po' di tempo, però ho fatto dei salti di gioia incredibili quando ho saputo di avere questo onore di poter partecipare a una cosa del genere. E devo dire, tutti noi cast abbiamo percepito che stavamo facendo una cosa veramente molto grande, quindi e spero che poi questa grandezza sia arrivata e sia passata. Assolutamente sì, questo è un festival in Campania che affronta tematiche sociali. Vorrei un tuo punto di vista appunto su questa cosa. Su tutte le tematiche sociali, finiamo domani mattina. No, sul fatto che un festival in Campania da ormai 12 anni sì. Appunto affronti queste tematiche sociali, cerchi di veicolare comunque dei messaggi sociali. Ma allora, il ovviamente è meritorio, molto bello, è molto bello che si possa fare in un contesto così bello, la bellezza porta bellezza, quindi ci fa piacere vedere cose belle, posti belli, in contesti belli. Il fatto, come dire, io sono di indole propendo per l'arte, poi il fatto che l'arte abbia dei contenuti è qualcosa che la rende ancora, diciamo, più rilevante. E in questo caso, come dire, è veramente bello. Thank you.